Ciao amici! Benvenuti a questo nuovo video. Oggi l'argomento del giorno saranno gli europei di calcio del 2016. La finale soprattutto. La finale. Avete seguito un po' gli europei, vero? La finale almeno l'avete vista. Chi ha giocato nella finale? Dai, subito. Vi aiuto io. Portogallo-Francia. E chi ha vinto? La Francia, come tutti pensavano, tutti i bookmaker dicevano che avrebbe vinto la Francia. Invece no, ha vinto il Portogallo. Portogallo? E chi se l'aspettava il Portogallo? Scusa, è stata la miglior terza ripescata e in più ha vinto senza il suo capitano. Sì, perché Ronaldo al 16° minuto è uscito infortunato. È uscito infortunato perché... perché Payet gli ha fatto un fallo. Perché? Perché Payet ci è venuto addosso. Avete visto che siamo due super esperti di calcio, ragazzi. Ronaldo ha subito un fallo, giusto? Poveretto, sì. Il poveretto al 16° minuto è dovuto uscire piangendo, perché giustamente alla finale tocca uscire dalla partita. Soprattutto a inizio partita lacrime a più non posso, infatti io ci sono rimasta un po' male, in quel momento ero un po' neutrale tipo svizzera, appena Ronaldo è uscito ho cominciato a tifare Portogallo come se fossimo super portoghesi, vai Portogallo! Avevo anche un po' le lacrimucce. Ascolta, non è vero, le lacrimucce non ce le avevo, io ho un po' un amore odio per Cristiano Ronaldo, giorni mi sta simpatico, altri giorni proprio zero, tipo oggi pomeriggio. Odiavi? Sì, tanto. Poi l'hai visto piangere un po'? Adesso sono simpatico. Comunque. Tanto le ciance. A parte il suo frignare in campo, che giustamente la possibilità di vincere con la sua nazionale era lì lì quasi, lui che esce è stato triste. Ma lui ha pensato bene di sostituire il mister. Praticamente si è messo a fare il suo secondo, ma più primo che secondo, e dava indicazioni di come giocare a tutti i calciatori, entrava quasi in campo. Cioè. Esatto, e soprattutto alla fine del secondo tempo supplementare, esattamente al 118° minuto, c'era Guerreiro che si è fermato perché ha avuto un crampo e non riusciva a camminare. Ronaldo fa: oh, che crampo, vai dentro a giocare, che fai, bisogna vincere. Si è trascinato in mezzo al campo ed era quasi inutile, però spinto da Ronaldo entra dentro. E alla fine questi europei li ha vinti il Portogallo senza Ronaldo, quindi forse è meglio che Ronaldo vada a fare il mister. Sì, perché poi al secondo tempo dei supplementari all'improvviso segna Eder gambe lunghe. Eder, e se lo giri puoi dire Eder. Ok, non siamo abituati a guardare tutte queste partite, ci hanno dato un po' la testa. Ragazzi, che tifavate durante questi europei? Io tifavo Italia prima che uscisse. Beh, ovvio, anch'io, però ho sempre simpatizzato tanto per la Islanda. Sì, i poveretti sono arrivati dove nessuno si immaginava. Beh, però sono stati dei grandi vichinghi, dei combattieri. E poi invece ho apprezzato moltissimo la tifoseria irlandese. Non ti ricordo neanche più. No, ho apprezzato moltissimo la tifoseria, sì, irlandese. Bevevano, che cazzo che mi fregavano. Loro erano felici, facevano festa con tutti quanti. Sono diventati un po' il simbolo dei tifosi durante questi europei. Bene amici, la nostra l'abbiamo detta. Due super tifosi, super esperti, massimi di calcio. Esperti di calcio. Oh, l'altro giorno ho quasi imparato cos'è un fuorigioco. Ehi, non è ancora l'altro. Però ci siamo vicini. Intanto, nei commenti qui sotto, ragazzi, diteci cosa ne pensate, cosa ne avete pensato del... lingua. Cosa avete pensato quando Ronaldo si è fatto male e uscito felice? Se
anche voi ci siete un po' rimasti male. E voi ragazze, vi siete comunque guardate tutta la partita? Commentate. Lasciate tanti commenti, un sacco di pollici in su. Iscrivetevi. Soprattutto iscrivetevi, così. Basta un attimo, cliccate qua sotto. Non ve ne pentirete. Promesso, non parleremo solo di calcio. Abbiamo tante cose da farvi scoprire. Ti sei iscritto? Dai, per favore, iscriviti. Possiamo essere amici. Sì, è questa parte di Daniele. Anche Daniele può essere nostro amico. Iscriviti poi da Bamba e Magna. California. Un saluto a te. Ti diamo a tutti. Vi diciamo tutti. Ciao. Bella a tutti ragazzi, questo è FMJ. Ciao. La facciamo anche una safari. Oh, nuovo gioco. Indovina chi? Sono? Chi sono? Aspetta, ce l'ho! È ballerino! No!